aprirà a breve la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza REMS di San Maurizio Canavese, che consentirà al Piemonte di uscire dal commissariamento e di poter finalmente ospitare nelle proprie strutture i piemontesi prosciolti che hanno commesso reato. Se ne è parlato in una conferenza stampa a Palazzo Lascaris su iniziativa del Garante regionale dei detenuti. Si è aperta la prima REMS provvisoria a Bra, si aprirà nelle prossime settimane la seconda REMS provvisoria a San Maurizio Canavese. Ora la Regione deve continuare questo percorso, essendo stata commissariata dal Governo come altre 6 Regioni inadempienti, perché la sfida è arrivare ad una REMS, a 2 REMS definitive per una capienza di 40 posti, alcuni sicuramente riservati alle donne, per completare un quadro che è decisivo per il superamento di una pagina ottocentesca, medievale della giustizia e della psichiatria italiana. Nel mese di ottobre sarà aperta la REMS di San Maurizio Canavese e quindi tutti i pazienti piemontesi torneranno a casa, torneranno in regione e da qui inizierà un lavoro e un progetto terapeutico per il reinserimento del maggior numero possibile di persone. È una sfida grande, una rivoluzione culturale e mi auguro che il Piemonte dia un grande contributo per il successo di questa, della chiusura del manicomio criminale in Italia e l'individuazione di strutture umane e civili.